Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Farm Manager 2021. Allora ragazzi, proseguiamo anche su questo Farm Manager 2021, perché in tanti mi avete detto di portarlo avanti, quindi l'intenzione mia, come su Gold Rush, è quella di farci magari una miniserie. Vediamo naturalmente come andranno questi episodi, quindi insomma, se volete che la porti avanti, come detto, mi raccomando, sostenetela tramite i like, i commenti, insomma le solite cose, così mi fate capire ovviamente che vi interessa l'idea. Come detto, dato che sto facendo la campagna, quindi non è la modalità libera ma è la campagna con obiettivi ben specifici, magari vediamo un attimino fin dove ci porta. Come detto, magari pensavo a un 5 episodi in linea di massima, però ovviamente con la possibilità di aumentarli se vedo che la serie continua a interessarvi anche, diciamo, dopo il quinto episodio. Quindi carichiamo un attimino la nostra partita. Abbiamo il capitolo 2, che è la Valle del Latte. Abbiamo 20.000 come ricompensa del capitolo, va bene. Dobbiamo soddisfare, diciamo così, le nostre mucche. Eravamo arrivati al punto di far raggiungere il 100%, diciamo così, della soddisfazione del cibo. Io avevo già ordinato tutto, se non mi ricordo male, perché in teoria dovrei dargli già tutto, sì. Queste, vabbè, gli mettiamo anche culture, gli metto tutto, così vediamo se riusciamo a farle arrivare al 100%. Ok, perché di queste cose qua mi mancano... Ah, le carote, barbabietole da foraggio, in realtà sì, perché le stiamo coltivando. Questa era l'avena, questa è l'erba. Qua sono le barbabietole da foraggio, ma in realtà dovrebbero avere tutto. In realtà dovrebbero avere tutto in linea di massima. Vediamo un attimino. Allora, mettiamo magari, se troviamo, allora, le barbabietole da foraggio. Queste qua le aggiungiamo, ne abbiamo 3000 passa, quindi direi assolutamente di sì. Togliamo magari il formaggio. Come faccio a togliere qualcosa? Ah, col destro, perfetto. Forse stanno arrivando adesso a portargli le cose. Vabbè, proviamo a mandare un attimo avanti veloce il tempo. Oh, ok, no, infatti gli dovevano solo portare le cose. Perfetto, perfetto. Allora, è ora di ampliare la produzione casearia. Ok, inizia ad allevare capre e pecore. Produci 1000 unità di latte di capra e 500 unità di latte di pecora. Poi vendile al mercato. Va bene, va bene. Quindi dovrò innanzitutto prendere gli animali, ovviamente. Per cui andiamo a prendere animali. Stalla piccola, rimessa piccola. Cos'è sta notifica? Non lo so. Cos'è, mi è arrivato un messaggio? Ah, la raccolta dell'erba. Vabbè, non ci interessa, non ci interessa. Ho sbagliato edificio, ragazzi. Gli avevo messo la stalla. Ero convinto di aver messo quell'altra. Ero convinto di aver messo la rimessa piccola. Invece gli avevo messo la stalla. Vabbè. Vabbè, gliela mettiamo così, dai. Poco male. Perfetto, perfetto. Allora, abbiamo fatto le due rimesse per le capre e le pecore, quindi andiamo a comprare tutte quelle che possiamo. Perfetto, e anche qua compriamo le pecore, tutte quelle che possiamo. Ok, gli diamo tutto, anche qua diamogli tutto. Perfetto, perfetto. E devo adesso assegnare dei lavoratori. Ok, aspetta, 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 va piano, perché devo prima assegnargli dei lavoratori. Allora, metti un attimo in pausa. Allora, qua siamo già pieni con le case dei lavoratori, quindi a questo punto io gli metto un'altra casa dei lavoratori qua. Vediamo un attimino, gli mettiamo una casa dei lavoratori, magari gliela mettiamo qua vicino. Ok, sì, qua è venuto un po' uno schifo perché avevo messo... ho sbagliato a mettergli le stalle, gli avevo messo le stalle quelle altre e giustamente non andavano bene, perché quelle erano solo per mucche e cervi. Poi non ho ben capito cosa mi possono dare i cervi, però... però va bene, va bene. Allora, poi io metterei qua degli altri campi, innanzitutto. Quindi andiamo a mettere qua anche degli altri campi. Almeno andiamo a coltivare le cose che ci mancano per le pecore, insomma, le capre, quello che sia. Perché noi abbiamo bisogno, allora, di prendere l'erba. Ce l'abbiamo, devo fare il grano, devo fare la soia... Quindi vediamo di fare il grano. Allora, ok. Quindi qua facciamo il grano, perfetto. E qua andiamo a fare invece la soia. Allora, dove sta? Dove sta? Semi di soia, perfetto.
Ok, ottimo, così almeno vediamo di sistemare i campi. E poi me ne servirà un altro per i piselli, che a questo punto io potrei mettere magari qua. Lo posso mettere qua? Sì, mettiamolo così. Ok, gli facciamo arrivare la strada tutta intorno. Perfetto, per adesso gliela facciamo arrivare fino a qua. Lì chiudiamo anche i campi, così almeno possono girarci in maniera decisamente più agevole. E qua a questo punto facciamo anche i piselli. Ottimo, così praticamente andiamo a, diciamo, avere direttamente tutto quello che ci serve per le nostre pecore, le nostre capre, insomma. Allora, a me serve un po' di gente sugli animali. Questa. Perfetto, qua abbiamo già assegnato lui e qua mettiamo quell'altra. Animali e assegniamo questo. Ok, buona. Devo fare anche un bel campo di carote, ragazzi. Però mi servono decisamente più macchinari. Mi servono decisamente più macchinari perché sennò non gliela famo. Quindi facciamo magari, ok, un'altra stradina qua. Mazzavo, devo fare una quantità di campi esagerata. Devo fare veramente una quantità di campi esagerata. Allora, facciamo l'ultimo campicello qua. A questo punto, facciamo un altro campozzo qua. E questo ce lo facciamo di carote. Così che almeno siamo a posto. Quanti sono? Tanto, vabbè, soldi per adesso ne abbiamo. Quindi posso anche prendere eventualmente un altro trattore. Così almeno vediamo di velocizzare. Allora, carote. Perfetto, perché le carote ancora non le stavo producendo, diciamo così. Ottimo. Adesso andiamo a comprare nel negozio dei veicoli, andiamo a comprare un altro trattore. Sì, dai, compriamo questo, lo mettiamo qua. Ok, no, qua non mi ci sta, mi ci sta qua. Perfetto. Ok, così almeno abbiamo tutto. Benissimo, benissimo. Ok, adesso lavoratori non impegnati ce ne sono tre, però comunque spero che si diano un attimino da fare. Questo è un po' bassino, però possiamo per adesso venderlo. Dai, questo lo vendiamo così iniziamo a fare intanto un pezzettino di missione. Facciamo un pezzettino di missione. Speriamo che si spiccino. Con queste culture, ovviamente le culture ci va tempo. Per cui adesso mazzo i soldi che se ne vanno, però. Porcaccia boia. Soldi che se ne vanno sono mica pochi, eh. Allora, noi adesso stiamo producendo del burro, ok. Noi abbiamo, burro ne abbiamo un casino, possiamo vendere, ma al momento il prezzo del burro è messo veramente, veramente malissimo. Messo malissimo, quindi aspetterei un attimo a venderlo. Aspettiamo un attimo che risalga, perché se no è un problema. Che problemi c'hai? Nessun magazzino, silo piccolo. Ah, è vero, mi serve il magazzino. Mi serve il silo piccolo, quindi vediamo un attimo se abbiamo silo medio. Io gli metterei il silo grande, costa 10.000 però. Ok, quindi qua dovranno andare adesso semplicemente a raccogliere. Allora, vediamo un attimino cosa possiamo vendere, perché burro ne abbiamo un bel po', ma è sempre in ribasso. Latte questo qua, direi che il latte di capra lo vendiamo e il latte di pecora. Vabbè, vendiamo anche quello, non guadagniamo tantissimo, però va bene, almeno iniziamo a fare il tutto. Ok, latte di capra l'abbiamo completato come obiettivo, quantomeno per la produzione. Adesso dobbiamo completare quello per la relativa vendita. Perfetto, qua abbiamo la nostra trebbia che adesso sta entrando in azione sul campo d'avena con ovviamente il relativo rimorchio per raccogliere. Va bene. Eccoli che stanno facendo il tutto, perfetto. Sono strapieno di macchinari, ma scusami, l'altro garage com'è? Parcheggio coperto per le macchine agricole più piccole, 6 posti. Ah, aumenta la durevolezza delle macchine. Queste invece, macchine agricole di grandi dimensioni, 12 posti auto. Ma è vero che io potrei mettere un garage che ci costa anche meno mensilmente. E posso andare a mettergli un garage qua, in modo che i macchinari piccoli li mettiamo in garage e la trebbia, le cose grosse le mettiamo invece di là. Benissimo, benissimo, così abbiamo fatto un po' di spazio. Almeno io qua posso andarmi a prendere l'imballatrice usato.
Beh, prezzo 1200, usato 1047. No, la prendiamo nuova assolutamente. E la mettiamo magari qua. Ok, l'imballatrice la mettiamo qua. Perfetto, perfetto, così abbiamo tutto. Ottimo, così in teoria dovremmo avere tutto per andare a fare anche il fieno. Perfetto, perfetto. Allora, intanto vediamo se abbiamo qualcosa da vendere. Allora, vendiamo assolutamente questo, vendiamo assolutamente questo. Burro, niente, sempre più in discesa il burro proprio. Ah, è vero che adesso abbiamo anche la lana, tra l'altro. Eh sì, perché facciamo anche la lana. Vendiamo anche la lana, dai, almeno ci facciamo due soldi perché soldi è sempre un bel problema. Ok, la produzione l'abbiamo finita, adesso dobbiamo semplicemente fare la vendita. Qua stanno producendo un po' meno perché comunque non hanno ancora la soddisfazione al massimo. Qualità del cibo scelto che okay, è al massimo, però la qualità del cibo attuale non è propriamente al massimo, quindi impiegano ancora un attimino. Ah, mi serve ovviamente il rimorchio per le balle. Perfetto, quindi andiamolo a comprare. Vediamo un attimino. Rimorchio per balle. Perfetto, lo acquistiamo. Vediamo un attimino se lo posso mettere. Beh, qua ce ne sta due, quindi dovrebbe. Ah no, questo quanti ne prende? Questi ne prende un botto. Il rimorchio è grosso. Aspettate che allora devo vedere un attimo di spostare due cose. Perché abbiamo tre trattori, là, ragazzi. Che burdello. Niente, no, devo fare un altro parcheggio. Via, per forza. Non c'è verso, non c'è verso. Allora, niente, dai, andiamo a prendere il rimorchio a questo punto per le balle. Mettiamolo in questo parcheggio. Ho dovuto prendere un altro parcheggio, ragazzi, per forza di cose, perché non potevo fare altro, non potevo fare altro. Lì mette via quelle cose lì, va bene. Abbiamo una marea di parcheggi, ragazzi, abbiamo veramente. Il problema è che stiamo spendendo un botto. Però è che stiamo spendendo veramente un botto di tutto, tra parcheggi, strutture, stipendi. È un bel casino. Vabbè, con questo guadagniamo 44.000. Senti, iniziamo a vendere che almeno mi rifaccio un po' di soldi perché se no era seriamente un problema. Guardate che belli i nostri balloon de paglia. Bellissimi. Ok, ha caricato tutto. Dai, che qua stiamo finalmente facendo le carote. Va bene. Qua stiamo facendo i pisellozzi. Ci sta. Questo sta facendo, diciamo, l'andana con l'andanatore. Va bene. Per poi andare a raccogliere. Questo è il nostro campo di erba. Bene, bene, dai. Allora, ci mancano solo un po' di cose. Le carote ci vuole ancora un bel po'. Le carote ci vuole ancora un bel po'. Quanto ci mancano? 38 giorni. Il grano è concimato. Però devono ancora seminare, a quanto vedo. Il grano ancora non hanno seminato. E questo? La soia anche l'hanno solo fertilizzato, ma devono seminare. Però probabilmente non è la stagione. Esatto, perché siamo vicini all'inverno, quindi queste cose non le possiamo al momento seminare. Quindi grano e soia, magari la compriamo. Magari acquistiamo noi un po' di grano, possiamo acquistare magari, che ne so, 5.000 di grano, quanto ci viene a costare? 9.000. Acquistiamo un po' di grano e acquistiamo a sto punto un po' di soia. Però il problema è che questa costerà un botto, acquistiamone magari 1.000 di soia. Beh, non costa neanche tantissimo, dai, pensavo di più. Facciamo 5.000 e via. E acquistiamo anche la soia. Ok. Perfetto, perfetto. Allora, qua la mission come sta andando? Dobbiamo più che altro vendere. Dobbiamo più che altro vendere, quindi andiamo a vedere se riusciamo a vendere qualcosa. Questo lo vendiamo, il burro, vabbè, lo vendiamo e questo anche lo vendiamo. Perfetto. Bene, bene. Abbiamo della paglia. Però vabbè, per adesso direi che non conviene molto venderla. Direi che per adesso. Che cacchio, sta bruciando tutto. Chiama i pompieri. Mannaggia, mica l'avevo visto. C'era la tempesta, stava bruciando l'edificio qua dei lavoratori. Ma mannaggia. Mannaggia, il boia stava bruciando tutto. Ok. E qua ci vorrà un po', per sta missione ci vorrà un po' perché comunque dobbiamo produrre, dobbiamo vendere ancora 500 di pecora. Ah no, vabbè, quello di capra l'ho già fatto, sia la vendita del latte, sia la produzione. Manca quello di pecora. Manca quello di pecora che sono un attimino più lunghetti da fare. Culture e i piselli.
qua. Perché la qualità del cibo attuale è veramente bassa. Veramente bassa, però adesso gli arriva la soia. Dovrei comprare anche i piselli. Senti, a sto punto compriamo anche i piselli e via per adesso. Poi quando li facciamo noi non avremo più il problema. Facciamo 2000? Sì, dai, facciamo 2000 di piselli e via. Ok, la soia è arrivata, perfetto. Così adesso arrivano anche le altre cose, dovrebbero già apprezzare decisamente di più la qualità del cibo, insomma. Ok, questa va riparata, dobbiamo rinnovare per 3000, mannaggia. Oh. C'è pure sta cosa a cui fare attenzione, gli incendi, e dobbiamo anche riparare ovviamente mezzi e strutture. Per adesso mezzi non se ne sono ancora rotti, ma insomma manca poco, secondo me manca poco. Ecco, vedete che sta aumentando la qualità del cibo attuale, quindi speriamo che continui ad aumentare. Adesso ok, i piselli sono arrivati, quindi dovrebbero portargli il tutto. Quando arriva a fine mese che devo pagare la roba è veramente una botta devastante, veramente una botta devastante. Ed è un bel casino, veramente un bel... Adesso di lana ne abbiamo poca, vabbè. Latte cosa ci facciamo qua? 2000, vendiamo. Vendiamo il burro, facciamo 3000, vendiamo anche questo. Vendiamo anche questo e via. È vero che abbiamo anche l'erba, peraltro, però a venderla tutta guadagno 5000. Quindi sinceramente ben poco. Però abbiamo un botto di latte di mucca che potrei vendere perché ci facciamo 14000. Senti, vendiamo il latte di mucca, tanto per il burro adesso poi lo produciamo subito il latte di mucca, non è un problema. Perché ne avevo una quantità esagerata, se no ragazzi veramente qua faccio fatica a... Faccio fatica a fare qualsiasi cosa. Allora, gli tolgo sta risorsa cultura, che io non ho capito cosa sia. Cioè, ho capito culture, penso che intenda culture in genere, ma non so per quale motivo mi dice che non le ho. Quindi togliamola, se no mi rimane lì la notifica attiva e mi rompe le balle, sinceramente. Ok. Risorse insufficienti, carote. E vabbè, mo le carote arrivano. Un attimo, de pazienza. Che mo arriva tutto, dai. Intanto la qualità alle capre è bella alta e alle pecore anche adesso si è spostata al massimo. Vedete che è salita. Quindi le nostre pecorozze non dovrebbero più, per fortuna, avere problemi. Abbiamo una marea di insilato, che anche questo effettivamente potremmo vendere. Perché tanto anche l'insilato, vediamo un attimino quanto ce lo pagano, ne abbiamo una quantità esagerata, però il problema è che lo pagano pochissimo. Lo pagano pochissimo, vendiamone giusto... Ah no, però aspetta, qua è la paglia, scusami. Insilato, sbagliato. 3.700, beh, non è male, dai. Non è male, magari anche questo qua lo vendiamo, via. Vendiamo anche questo, vendiamo altro burro, via. Altro burro, vendi. Latte, vendi, che facciamo altri 3.000. Questo qua per adesso aspettiamo, vendiamo il latte di pecora e ok, perfetto, perfetto. Così siamo quasi arrivati alla fine sia della produzione del latte di pecora sia poi della vendita. Va bene ragazzi, allora io direi però che posso concludere qua questo nuovo gameplay dedicato a Farm Manager 2021. Abbiamo fatto un bel po' di roba perché abbiamo aggiunto veramente una bella quantità di campi. Adesso queste sono in rosso, credo per via del tempo, perché adesso ci sono 10 gradi, quindi credo che siano queste tutte culture che non possono crescere, diciamo, con una temperatura eccessivamente bassa. A me piacerebbe... Oh, finalmente ce l'ho fatta, demolisto campo che era quello di soia, perché lo voglio fare grande uguale a quegli altri, perché se no sinceramente mi dava fastidio vederlo differente, quindi lasciamogli la soia e siamo a posto. Quindi ragazzi, come detto all'inizio, mi raccomando, sostenete questa serie lasciando un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, iscrivetevi anche al mio canale di Twitch che trovate qua sotto in descrizione per non perdervi nessuna delle mie prossime live. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo come sempre al prossimo gameplay. Ciao belli!